Ciao a tutti, oggi ho preparato il ciambellone, arancia e cioccolato. Mettere insieme questi due ingredienti significa già ottenere un dolce profumato e goloso. Non ci sono latticini, quindi è perfetto per gli intolleranti. È anche leggero e si conserva per più giorni. Volete vedere la ricetta? Seguitemi! Io ho utilizzato uno stampo da chiffon cake perché ha i bordi molto alti, però questa volta l'ho unto e poi ho sigillato il fondo per evitare che fuoriesca il contenuto. Voilà, pronto! Iniziate a tritare il cioccolato fondente grossolanamente. Mettetelo da parte. Procuratevi 150 g di succo d'arancia. Ed ora partite con l'impasto. Mescolate bene 4 uova intere con lo zucchero. Il segreto per ottenere un ciambellone bello soffice è quello di montare bene le uova con lo zucchero e aggiungere la farina solamente alla fine. A questo punto unite l'olio a filo con le fruste in movimento. All'interno di questo dolce io ho messo olio e non burro per renderlo perfetto anche per gli intolleranti ai latticini. Ma se voi non avete questi problemi potete anche dividere la dose del grasso, quindi mettete metà olio e metà burro, così il vostro dolce sarà ancora più profumato. Grattugiate e inserite la scorza di un'arancia bio nel vostro composto. Ed ora iniziate ad aggiungere un po' alla volta la farina setacciata alternata al succo d'arancia. Nell'ultima parte aggiungete anche una bustina di lievito. E il composto è pronto. Unite il cioccolato tritato e versate tutto nello stampo. E ora in forno a 180 gradi. Mi raccomando, non oltrepassate i tempi di cottura, perché così non andrete a seccare troppo il vostro dolce. Dopo circa 40 minuti a forno statico, fate la prova dello stuzzicadente. Mettete a scaldare un cucchiaio di confettura chiara, uno di zucchero e uno di spremuta d'arancia. Il ciambellone è cotto. Lasciatelo raffreddare e poi toglietelo dallo stampo. Guardate che meraviglia! Per renderlo ancora più bello e mantenerlo più a lungo, spennellate la superficie con il vostro lucidante. Ecco qua, è pronto! Guardate che bella fetta! Sono sicura che accompagnerà benissimo le vostre colazioni e le vostre merende. Questo ciambellone si conserva per più giorni sotto campana di vetro oppure coperto da pellicola. Potete sostituire il succo d'arancia anche con altri succhi e divertirvi un po' con i sapori. Che ne dite per esempio di provarlo con il succo di mela oppure il succo di mirtilli che lo tingerà un po', o anche il succo di pesca, il succo di albicocca. Insomma, divertitevi e fatemi sapere. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi alla mia pagina per vederne altri. Grazie!